Grazie Presidente. Su questa delibera noi abbiamo discusso in Commissione congiunta urbanistica e patrimonio e politiche abitative in due sessioni differenti. Credo che, come sempre accade quando portiamo in aula una delibera di questo genere, la discussione è fatta in maniera, diciamo, molto approfondita, per cui spesso alcune delle discussioni che si portano poi qui in aula le abbiamo già affrontate in commissione, e devo dire sempre, ringrazio quindi anche in questa sede, con il supporto sia dell'assessorato ma anche degli uffici. Noi ovviamente siamo dei politici, abbiamo votato all'inizio di questo mandato le nostre linee programmatiche, stiamo cercando quindi di dare una impronta diversa alle attività che si stanno svolgendo in questo comune. Come ho detto più volte, noi ci troviamo spesso a gestire, diciamo, dei programmi urbanistici che vengono dal passato. In questo caso invece ci troviamo di fronte ad una delibera completamente innovativa, perché mai prima di oggi, questo ce l'hanno confermato anche gli uffici che sono, diciamo, in qualche modo la testimonianza storica di questo comune, era stato portato in aula un piano di valorizzazione degli immobili finalizzato alla rigenerazione del patrimonio del Comune di Roma, che è un patrimonio, come sappiamo bene tutti quanti noi, spesso abbandonato, sottoutilizzato e che è fonte esso stesso di degrado. Quindi noi abbiamo come amministrazione un doppio problema da gestire, sia la, diciamo, mancanza di risorse sufficienti per gestire il nostro grande patrimonio, e dall'altro il fatto che, non gestendolo adeguatamente, questo patrimonio finisce, uno, per non fornire servizi ai cittadini che comunque ne hanno bisogno, e due, di creare anche degrado, sacche di abbandono in cui spesso poi si possono generare anche fenomeni, diciamo, da un punto di vista sociale non semplici poi da gestire. Quindi credo che tutti quanti noi siamo concordi nel definire che l'amministrazione, proprio perché ha a cuore il suo patrimonio, ma soprattutto perché ha come suo primo interesse quello di fornire servizi al cittadino, deve adoperarsi per recuperare questo patrimonio, per rigenerarlo. E allora noi abbiamo cercato di mettere in piedi un percorso nuovo, che, ripeto, completamente innovativo, ma è stato fatto in precedenza, con il quale questo patrimonio, anziché lasciarlo lì in stato di abbandono e a degradare, cerchiamo invece di valorizzarlo, come diceva prima l'assessore, in senso positivo, di dargli un valore, perché lasciato lì così, senza un utilizzo, senza una destinazione, ma soltanto a marcire, sicuramente credo che nessuno di noi potrà affermare che abbia un valore, se non il valore costituito dalle pietre che lo compongono, diciamo così. Un attimo solo, consigliera, lo richiedo ancora una volta, probabilmente anche la conformazione dell'aula non è ottimale, però si sente un vocio continuo, io così non posso continuare la seduta, per cui vi chiedo cortesemente, chi vuole stare tranquillamente è il benvenuto, chi vuole parlare se può uscire dall'aula, c'è il bar a fianco. Grazie mille. Prego, consigliere. La ringrazio, Presidente. Sì, diventa difficile parlare nello stesso tempo, insomma, stare sopra il vocio. Quindi riprendo il mio intervento. Per cui, dicevo, per noi è imprescindibile questo obiettivo, riuscire a valorizzare questo patrimonio che abbiamo e non possiamo lasciar marcire così. E allora un modo per fare questo si deve trovare, e noi lo abbiamo trovato mettendo in piedi questo programma che abbiamo chiamato Reinventiamo Roma, e che è un programma più, mi permetto di dire, anche più ampio rispetto alla delibera che andiamo ad approvare oggi, perché con Reinventiamo Roma, per esempio, abbiamo indicato anche il processo che si è messo in piedi e che sta andando avanti sull'ambito di rigenerazione di San Lorenzo,
che in quel caso però riguarda anche immobili privati. Con la delibera che votiamo noi invece oggi sono stati selezionati alcuni immobili con l'aiuto, con il confronto con le strutture territoriali e quindi con i municipi. Molti di questi immobili sono delle scuole abbandonate, degli edifici che nel corso del tempo sono stati soggetti a incendi che quindi restano lì senza nessun uso, come dicevo prima. Abbiamo individuato questi immobili, quindi su questi immobili gli uffici hanno fatto un'attenta istruttoria e mi riferisco sia agli uffici del Dipartimento Patrimonio che quelli del Dipartimento Urbanistica. È stata fatta una stima di questo valore sulla base dei documenti che abbiamo negli archivi. Quella stima è stata inserita a bilancio. Quindi è stata fatta una prima valutazione di quanto questi immobili possono valere ad oggi, quindi senza nessuna valorizzazione, e con lo strumento che abbiamo a disposizione, perché è strumento proprio dell'Aula, quello cioè di dare delle varianti urbanistiche, abbiamo previsto per questi immobili nuove destinazioni d'uso che però siano destinazioni mirate a dare sempre servizi al cittadino. Tra le destinazioni è compresa anche la destinazione dell'housing sociale, che è una destinazione residenziale, ma che per il particolare tipo di residenzialità che esso prevede, cioè siccome nell'housing ci sono anche spazi comuni, e questo l'abbiamo imparato bene visto che abbiamo votato anche una delibera specifica sull'housing sociale, dove appunto questa amministrazione ha lavorato, perché prima anche sull'housing c'era una, diciamo, certa confusione, possiamo dire che anche l'housing dà dei servizi al cittadino, perché questa forma di abitazione prevede degli spazi comuni a servizio di coloro che abitano, spazi in cui trascorrere il tempo, in cui lavorare, spazi di socialità e di comunità, e quindi anche questa funzione può essere interpretata, seppur essendo una funzione residenziale, come una forma di servizio e quindi di standard per il cittadino. Per cui noi in commissione abbiamo analizzato tutte queste schede di questi immobili, abbiamo visto le fotografie, abbiamo visto che si tratta di immobili in completo stato di abbandono, quindi non stiamo regalando nulla, questo lo voglio dire. Ci siamo messi nella condizione di cominciare a lavorare a stretto contatto pubblico e privato, noi facendo la nostra parte e chiedendo anche ai privati di fare la loro parte, rispettando le regole che noi abbiamo stabilito. Per esempio, non ultima, la possibilità per alcuni di questi immobili di poter partecipare ad un bando ancor più ampio, che è quello di Reinventing City, grazie al quale Roma, che è una capitale, potrà insieme ad altre capitali, ad altre grandi città del mondo, partecipare appunto a questo bando internazionale, a cui potranno, grazie al quale potremmo quindi su questi immobili ricevere proposte da team composti da architetti anche di un certo livello. Questo ce lo auguriamo, che possano portare quindi nella nostra città anche una qualità progettuale che purtroppo non sempre riusciamo a vedere negli interventi che si realizzano a Roma. Saranno quindi progetti che dovranno rispettare dei particolari requisiti di resilienza, sostenibilità, emissioni zero, per cui anche da un punto di vista proprio delle caratteristiche di questi progetti, noi con questo programma puntiamo in alto e puntiamo a realizzare veramente qualcosa di diverso. L'amministrazione non abbandonerà mai il suo ruolo, perché seguirà questo processo che si comporrà di una parte di un concorso di progettazione. L'amministrazione valuterà quali tra queste proposte saranno quelle più idonee per quegli edifici, quelle che maggiormente rispetteranno i nostri criteri, quelli che maggiormente si riveleranno aderenti ai fabbisogni dei territori, e sulla base della proposta selezionata dall'amministrazione verranno attivate delle procedure concorrenziali.
quindi anche in questo campo noi riusciremo a mettere a confronto anche imprese, architetti, che potranno finalmente concorrere tra loro in una situazione di assoluta trasparenza e confronto con la pubblica amministrazione. E lo dico anticipando un ordine del giorno che abbiamo presentato: noi crediamo talmente in questo programma che vogliamo impegnare l'amministrazione a proseguire su questa strada e quindi ad individuare, anche con il supporto delle commissioni, dell'aula, ulteriori immobili che possano ricadere e quindi confluire in questo percorso. Per noi questa è una delibera che fa da apripista, perché è innovativa e vogliamo anche capire quale sarà la risposta del mercato, diciamo così, a questa nuova modalità. E sulla base di questo vogliamo anche procedere all'individuazione di nuovi immobili, fatti sempre con la più grande, diciamo, e ampia partecipazione. E abbiamo inoltre richiesto di rafforzare gli uffici, perché dovranno avere anche un supporto per seguire tutte queste procedure e queste fasi concorsuali e concorrenziali, per cui ci sembra opportuno creare proprio una struttura, un ufficio di supporto all'interno del Dipartimento. E quindi abbiamo anche chiesto che l'amministrazione possa, come ha fatto finora, anche coinvolgere altri enti, tipo altri comuni, la città metropolitana, la regione, che abbiano interesse a valorizzare il loro patrimonio e quindi a collaborare con il Comune di Roma per portare avanti questo tipo di attività. Per cui io, insomma, finisco il mio intervento, ma anticipo ovviamente il voto favorevole di questa maggioranza, perché crediamo in questa delibera. Finalmente, diciamo, siamo orgogliosi di portare in aula una delibera che prende spunto proprio dalla nostra visione di città e da quello che vorremmo vedere realizzarsi nei prossimi anni a Roma. Quindi io magari interverrò dopo sugli atti che abbiamo presentato, che sono pochi, emendamenti e ordini del giorno, per definire delle questioni di dettaglio. Grazie.